non comprare casa. Se vuoi fare la guerra, non comprare casa. Gli immobili sono, con estrema semplicità, aggredibili dai creditori. Qualunque sia l'origine del credito, insomma. Queste settimane ho seguito una, in questo caso il marito, di una coppia di mezza età che si è separata e, nonostante si sono separati proprio male, con grande ripicca anche sui figli, allora, dovendo vendere la casa che era contestata marito e moglie, il marito vuole subito reinvestire in un appartamento bilocale così che lui non debba pagare un altro affitto o un mutuo, anche perché questo si aggiungerebbe a dei finanziamenti che lui ha in arretrato per l'acquisto della macchina, oltre al mantenimento dell'ex moglie. Siccome su questo non c'è accordo, trovo molto insensato da parte sua andare a comprare una casa nel momento in cui non è un accordo ben definito e una continuità. Nel senso che è vero che tu andresti a risparmiare ogni mese dei soldi a fronte che pagheresti di affitto, ma è vero che dal momento in cui c'è la vendita si genera una liquidità, si genera comunque una serie di problematiche e di pagamenti che devi fare, tra cui anche questi finanziamenti, che fino a quando non ne sono definiti si rischia che la moglie possa aggredire, qualora non pagasse, in questo caso si stavano giocando ancora la differenza di un paio di centinaia di euro di mantenimento ogni mese. Qualora non trovassero l'accordo, la moglie avrebbe un patrimonio aggredibile importante per difendere i suoi diritti, che comunque le potrebbero venire riconosciuti. Quindi non è la soluzione migliore, una volta rogitata e venduta la casa, quella di comprarne subito un'altra. È molto più probabile mantenere una percentuale di liquidità, perché comprare casa non è sempre un buon investimento, come abbiamo detto più volte, se non pensato in prospettiva. Quindi io sconsiglierei alle signore in questione, e qualora ti trovassi nella stessa situazione, bisogna sapere che gli immobili sì, sono una bella garanzia che permette anche in fase di trattativa con i creditori di mostrare una solidità patrimoniale, qualora ovviamente l'immobile abbia un valore appetibile o per il creditore o anche per le banche, ma è pur vero che bisogna strutturarsi affinché non diventi un bene velocemente credibile. Bisogna stare attenti. Fammi sapere cosa ne pensi e iscriviti al canale. Ciao! Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!